Benvenuti, benvenuti nel mio canale. Mi raccomando, prima di partire, iscrizione al canale, like, commenti e campanella attiva. E iscrizione anche al bar dei tifosi channel. Il link ve lo lascio giù nelle descrizioni. Post partita Venezia-Juve. Cioè, praticamente al Venezia è bastato 10-15 minuti di pressione per segnare un gol. Noi non è bastato almeno un tempo e mezzo, diciamo buono, per farne due. Purtroppo, cioè, commentare la Juve quest'anno è praticamente quasi monotono. Soliti problemi lì davanti. Centrocampo, purtroppo, si costruisce poco, si tiene la palla, però alla fine dei conti non si riesce mai a essere pericolosi e alla fine, insomma, si pagano con prestazioni deludenti, con punti che vengono lasciati per strada, così come adesso contro il Venezia, un punto praticamente inutile. Gol nel primo tempo di Morata, un primo tempo giocato anche, diciamo, più o meno benino, insomma, abbiamo concesso poco al Venezia, se non qualche tiro da fuori, però niente di che. Noi abbiamo spinto, come al solito, spinto anche abbastanza, con un bel Pellegrini, sinceramente, insomma, forse abbiamo trovato l'alternativa molto valida ad Alexandro, però poi alla fine dei conti, insomma, cioè, chi è che la butta dentro? Nessuno, praticamente. Nessuno che si riesce magari, insomma, ad aprire uno spazio, nessuno che si inserisce, nessuno che fa, insomma, un passaggio filtrante, nessuno che si rende pericoloso. Alla fine dei conti, insomma, si chiude un primo tempo con il vantaggio minimo, però, insomma, sinceramente, un po' manca qualcosa. Sempre siamo lì sulla tre quarti e manca sempre il passaggio, manca sempre il tiro, manca sempre, insomma, un po' quello che è lo spunto. Entrato nel secondo tempo, praticamente il Venezia, 10-15 minuti di pressione, praticamente ha segnato un gol in cui, diciamo, la nostra difesa praticamente in quel caso ha dormito, perché una palla così vagante non può essere, insomma, gestita dal Venezia come voleva. E praticamente alla fine dei conti ha segnato e stava rischiando anche di fare il secondo, se non fosse stato, mi pare, per l'intervento di Pellegrini stesso, che è riuscito a chiudere in diagonale quando ormai si trovava il giocatore del Venezia davanti da solo contro Szczęsny. C'è da dire, però, insomma, ovviamente questo qua non è una minima scusante, che il Venezia avrebbe dovuto dal 70esimo circa, anzi anche prima, mi pare il 65esimo, rimanere in 10 per una giusta doppia ammonizione per uno dei loro, che adesso non mi ricordo il nome, per un fallo su Cuadrado. Ovviamente, non avendo ravvisato l'arbitro la seconda ammonizione, e facendo giocare il Zanetti, quindi l'allenatore del Venezia, l'ha sostituito immediatamente, perché sa benissimo, da uomo di sport qual è, che praticamente al primo fallo l'avrebbe sicuramente cacciato fuori. Ovviamente quello è sicuramente un favore, o perlomeno un errore a favore del Venezia, cosa che se succedeva a favore nostro sarebbe venuto fuori il putiferio come al solito, invece, insomma, è contro, quindi tutto è lecito. Da lì in poi, insomma, passaggi, passaggi, con un Rabiot quasi irritante, continuo, persiste nella sua costante mediocrità. Locatelli non mi è piaciuto per niente oggi, quindi, dato che abbiamo un centrocampo a due, quindi Locatelli e Rabiot, alla fine dei conti, insomma, il centrocampo è stato veramente ridicolo. Alexandro è entrato e ha fatto il solito Alexandro, quindi era quasi meglio tenere dentro Pellegrini, che sarebbe stato sicuramente molto meglio rispetto al brasiliano. Poi alla fine dei conti, insomma, c'è, cioè, un po' per disperazione, ci si butta in avanti e alla fine, insomma, cioè, ti accogli un pari che serve a poco e niente. Abbiamo già giocato tutti i jolly e alla fine dei conti oggi serviva solo e esclusivamente la vittoria, cosa che non è arrivata. Detto questo, io vi saluto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, mi raccomando, fino alla fine, sempre e solo, Forza Juve!